Buongiorno, oggi parliamo con il dottor Roberto Ricci, che è il presidente dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione. Come ogni anno di questi tempi, l'INVALSI rende noti i risultati, gli esiti delle rilevazioni a cui vengono sottoposti, diciamo, un bel numero di studenti italiani. Come di consueto, si apre il dibattito, si aprono anche le polemiche, ecco, di tutto quello che sta accadendo e di quali sono stati gli esiti. Parliamo per l'appunto con il dottor Ricci. Allora, senti, Presidente, intanto una prima osservazione. C'è sempre ogni anno la solita consueta polemica. Dice: sì, va bene, l'INVALSI ci dice che i risultati degli apprendimenti sono questi o sono questi altri, però l'INVALSI non ci dice poi alla fine che cosa si può fare per migliorare. Ecco, ma davvero è compito dell'INVALSI dire che cosa fare per migliorare gli esiti dell'apprendimento o no? Grazie, grazie per questa domanda perché è molto importante e, come posso dire, dà poi un'idea complessiva del senso di questa operazione, del compito di INVALSI. Allora, il compito di INVALSI è quello di monitorare l'andamento del sistema e non, come dire, una volta che si sono individuati i vari aspetti, non necessariamente fornire delle soluzioni per quei problemi, poiché su questi sono titolati altri soggetti, in primo luogo le scuole, l'Istituto Nazionale INDIRE, che ha una finalità principalmente sulla formazione, ovviamente in primo luogo l'autorità scolastica. Quindi il nostro compito è quello di monitoraggio del sistema, di individuazione dei problemi. Ora però è vero, e questo può essere un rapporto di collaborazione con l'intero sistema, il nostro compito, mettendo in evidenza i punti di forza e i punti di debolezza, questo può aiutare chi è titolato a fare poi le operazioni di intervento a focalizzare meglio quello che deve essere fatto, potrebbe essere fatto. In un'ottica però di servizio e come posso dire, di collaborazione col sistema scolastico, è altrettanto vero che INVALSI in tutti questi anni, attraverso i propri dati, ha imparato tante cose. E noi, attraverso il sito, condividiamo e restituiamo alle scuole anche quello che noi abbiamo imparato attraverso i dati, attraverso il sito appunto INVALSI Open, e da lì si possono trarre anche dei suggerimenti sul cosa fare. Ma il nostro compito principale è vedere che cosa succede, non andare a modificare ciò che succede. Ma allora, banalizzando un po' ed estremizzando, possiamo usare questa metafora, cioè l'INVALSI è un po' una sorta di termometro che misura la febbre del sistema scolastico, dopodiché come curare questa febbre e quali medicinali somministrare al sistema spetta al medico, cioè in questo caso al decisore politico. È una metafora giusta o è un po' tanto imprecisa? No, è sostanzialmente una metafora corretta e rappresenta la situazione. L'unica cosa che possiamo aggiungere è che il termometro, diciamo, è uno di quelli moderni dove insieme alla temperatura abbiamo tante altre informazioni che permettono più facilmente di individuare gli interventi da proporre. Ecco, a questo proposito, cioè proprio a proposito delle informazioni collaterali che voi riuscite a raccogliere e a restituire alle scuole, c'è sempre un po' questo problema, cioè che voi col passare degli anni, immagino, avete un po' raffinato il vostro sistema di rilevazione, per cui voi riuscite a rilevare con i test che somministrate agli studenti e anche con i questionari che vanno insieme con i test, voi riuscite a rilevare anche i dati di contesto e quindi riuscite a capire
non soltanto il ruolo della scuola, ma anche il ruolo del contesto. Ecco, questo è un dato, è un aspetto molto importante, direi. Cosa possiamo dire in proposito? Sono d'accordo perché il raccogliere i dati a contesto, a contorno degli esiti, permette di dare una rappresentazione di quello che vogliamo osservare più corretta, più completa. Spesso gli insegnanti, i dirigenti scolastici, a mio modesto avviso, in modo del tutto appropriato, ci dicono non è che tu sistema puoi pensare che gli esiti dipendano interamente da me scuola, poiché c'è un contesto che pesa positivamente o negativamente su quegli esiti. Ecco, allora, affiancare, arricchire i dati strettamente sugli apprendimenti con i dati di contesto ci permette di dare una rappresentazione più precisa e che quindi dia luogo al riconoscimento del lavoro continuo fatto dalle scuole, tenendo anche conto di quei fardelli esterni che pesano sulla scuola, ma non sono nel controllo della scuola. Che è un po' il tema che rientra anche nel dibattito che si è sviluppato in questi 2 o 3 giorni dopo che voi avete presentato i dati sul divario fra le aree del nord e le aree del sud. Ecco, cosa possiamo dire in merito? Esattamente così, cioè nel senso che i risultati meno buoni che osserviamo nel Mezzogiorno rispetto al Centro-Nord dipendono certamente in buona parte da un contesto, diciamo, sfavorevole all'apprendimento, perché le autorità locali non riescono a supportare le scuole, le opportunità culturali sono minori e così via. Ecco, allora il contesto ci aiuta a dar conto di questo fatto e soprattutto, sempre perché io credo sia molto importante vedere il lato positivo propositivo delle cose, eliminando o riducendo il peso del contesto sui dati, rimane poi più evidente ciò che può essere fatto da ciascun insegnante, scuola, eccetera, al netto di quello che non può essere modificato in seguito a causa, diciamo, del contesto. Per essere ancora più chiari, se fatto 100 il problema, io riesco a capire che, scusate, che il 70-75% di questo problema dipende dall'esterno, automaticamente però ho individuato anche quel 20-25% sul quale posso agire e da lì possiamo cominciare da domani. Senti, a livello europeo come funzionano le cose? Cioè anche negli altri paesi europei esistono sistemi analoghi al nostro? Sì, essenzialmente tutti i paesi europei che se ne dica hanno un sistema di questo tipo. Cosa intendo dire col che se ne dica? I paesi che solitamente vengono citati per non avere un sistema come il nostro, e nonostante questo vanno, come si suol dire, molto bene nelle rilevazioni internazionali, penso al caso superclassico della Finlandia, in realtà la Finlandia ha un sistema di rilevazione esterna degli apprendimenti molto più restrittivo del nostro, se vogliamo. Cosa intendo dire? In questi paesi esistono due esami di Stato, quello che per noi è la licenza media e la maturità, strettissimamente esami esterni. Che cosa vuol dire esterni? Le prove vengono dall'esterno, ma anche la correzione delle prove è centralizzata e non è nelle mani della singola scuola. Quindi questi paesi, anzi, hanno quelle che si chiamano rilevazioni esternalizzate, esterne, chiedo scusa, con un alto livello di rilevanza per la carriera dello studente. Altri paesi, come per esempio parliamo di paesi grossi, la Francia, la Spagna, hanno sistemi più simili al nostro. La Germania è un sistema molto federale, quindi ogni regione ha un suo sistema.
l'Inghilterra o la Gran Bretagna, dovremmo dire, ha un sistema per certi versi più simile al nostro, ma mentre il nostro ha una finalità prevalentemente di monitoraggio, anzi direi esclusivamente di monitoraggio, quello della Gran Bretagna ha anche un fine selettivo, cioè devi raggiungere determinati risultati per poter passare soprattutto all'istruzione universitaria. Senti, c'è un dato che è emerso quest'anno che riguarda i risultati negli apprendimenti della lingua straniera. Si è detto che nella lingua straniera gli studenti sono andati meglio che nella lingua italiana. È esattamente così? Forse è meglio precisare. Sì, credo anch'io sia opportuno precisare. Certamente è molto interessante e buono l'esito di inglese, però se lo vogliamo rappresentare correttamente dovremmo dire che gli allievi italiani delle scuole italiane in tutte e quattro le rilevazioni, perché rileviamo l'inglese dal 2018, ogni anno sono migliorati. Questo è il messaggio. Questo però non vuol dire che vanno meglio di italiano. Mentre in italiano purtroppo questo miglioramento non lo osserviamo, in inglese l'abbiamo osservato. E questo è un dato molto interessante e a mio giudizio concorrono a questo buon esito diversi elementi. I principali, a mio modesto avviso, potrebbero essere questi. Intanto la prova di inglese in basi è stata di supporto a quello che le indicazioni nazionali ci dicevano già dal 2012, cioè a rafforzare come dire, la focalizzazione della prova dell'insegnamento dell'inglese. Io parlo dell'inglese perché noi rileviamo l'inglese, ma si potrebbe dire anche delle altre lingue straniere, ma parliamo un attimo dell'inglese sugli aspetti comunicativi della lingua. E questo non lo dice di basi, lo dice il legislatore italiano, che prende come punto di orientamento il quadro europeo di riferimento, che fa appunto richiamo alle aspetti comunicativi. Seconda cosa, anche questa secondo me ci deve indurre a una determinata riflessione: il quadro europeo di riferimento delle lingue, pur non esaurendo ovviamente tutto l'apprendimento delle lingue, è uno strumento molto concreto al quale gli insegnanti si possono più facilmente, a mio giudizio, rivolgere, riferire per programmare la loro attività didattica. E questo, secondo me, ci potrebbe suggerire anche quella tendenza che dovremmo avere ad un equilibrio anche con la concretezza, che aiuta chi fa un lavoro molto difficile come quello degli insegnanti, che ogni giorno deve andare in classe e cercare di mettere in piedi delle attività verificabili che producano miglioramento. Ecco, la concretezza sicuramente può aiutare. La dispersione implicita, anche su questa espressione che voi utilizzate, ci sono un po' di polemiche, insomma, c'è un po' di dibattito. Ecco, che cosa puoi dirci su questo? Cioè, voi avete questo costrutto, che cos'è esattamente la dispersione implicita? Come la misurate o comunque come la valutate? Con molto piacere, perché al di là dei nomi, come dire, che mi lasciano sempre molto freddo, quello che a me interessa maggiormente è che cosa si vuole misurare con quel costrutto. L'abbiamo chiamato dispersione implicita perché ha un suo parallelo con la dispersione vera e propria, cioè ragazzi che l'abbandonano, perché i ragazzi che sono in dispersione implicita, pur non abbandonando la scuola, hanno delle competenze di base molto simili a coloro che la scuola l'abbandonano. E per questo implicita, perché se guardo coloro che si diplomano, diciamo così, questi studenti non li vedo, il che è ancora peggio, perché rischiamo di mandare, come dire, sotto silenzio una quota non trascurabile di allievi che sono fragili e che dobbiamo aiutare. Per questo implicita. Come definiamo dispersione implicita? Noi riteniamo che siano in tale condizione gli allievi che
In tutte e quattro le materie osservate, dico quattro perché parlo di italiano, matematica, lettura e ascolto di inglese, in tutte e quattro abbiano dei risultati che sono quelli che che ci attendiamo alla fine della terza media, non della quinta superiore, donde dispersione implicita, perché chi è un disperso vero e proprio? È uno studente, un giovane che comincia le superiori e poi le abbandona. Se allora io, Roberto Ricci, finisco sì le superiori, ma in queste materie, in queste competenze di base, ho delle competenze simili a chi ha fatto solo la terza media, allora nei fatti io non sono molto diverso a chi la scuola l'ha abbandonata. Senti, un'ultimissima domanda, questa di natura personale, me la concederai. Tu sei presidente dell'istituto più o meno da un anno, tu sei entrato in funzione come presidente durante l'estate del 2021. Tu prima di diventare presidente eri direttore appunto dell'Invalsi e quindi conoscevi bene la macchina dall'interno e poi adesso hai un anno di esperienza di presidente alle spalle. Ecco, ma com'è fare il presidente di un'istituzione così importante, così rilevante, che è tutti i giorni sotto l'occhio dei riflettori, insomma, che tutti i giorni o quasi sulla bocca degli insegnanti, dei dirigenti, delle famiglie, degli studenti, insomma, è faticoso, immagino, o no? È abbastanza, però è anche un lavoro meraviglioso. Io prima non ero direttore, ma ero dirigente di ricerca, cioè avevo un ruolo leggermente proprio di ricerca, diciamo così. E per dirti com'è fare questo lavoro che sto facendo oggi, io uso un'immagine che mi ha comunicato la presidente, la stimatissima presidente che mi ha preceduto, cioè la professoressa Aiello, è come stare sulla fune costantemente. Allora io aggiungo questo, stare sulla fune non è comodissimo, perché hai sempre paura di cadere da un lato, dall'altro, eccetera. C'è il vantaggio che però sei in una posizione dove vedi tante cose perché quella fune tipicamente è messa in una posizione che ti avvantaggia nel vedere le cose. Ecco, allora è come stare in una fune dove bisogna stare, come dire, molto attenti, avere tante persone che ti aiutino a non cadere, perché questo non è un lavoro che si fa da soli e quindi io ho tantissime persone che mi aiutano, mi consigliano. E poi, come dire, io oltretutto, sempre per rimanere, sono un ciclista e quindi c'è il vecchio adagio, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Certo. Bene, ovviamente ti auguriamo di rimanere in equilibrio sulla corda ancora per molto tempo e probabilmente quando scenderai dalla corda, perché poi tutte le esperienze prima o poi finiscono, dirai: beh, finalmente sono tornato con i piedi sulla terra. No? Va bene, ancora mille auguri, grazie per la tua cortesia, per la tua disponibilità e davvero auguri per il tuo lavoro e soprattutto auguri per l'Invalsi, ma auguri per la nostra scuola, che credo ne abbia davvero anche molto bisogno. Grazie ancora. Ti ringrazio molto, io credo anch'io che la nostra scuola abbia bisogno delle risorse di tutti e soprattutto della cura e del rispetto di tutti.